Il carciofo, disusato carciofo, dialettale carchioffo, pianta delle composte tubulifiore, in latino cinara o chinara cardunculus, coltivata per i capolini capini commestibili, costituiti da grosse brattee, cioè foglie modificate per proteggere i fiori e attirare con colorazioni particolari insetti impollinatori di color verde violaceo, giallognolo alla base, terminanti in alcune varietà con una spina. Dall'arabo di Spagna arsufa, cioè cardo commestibile, nello spagnolo antico carciofa, catalano carxofa, francese antico carchofl, con l'articolo incorporato in spagnolo al carcoia. Archi chiochi è una voce lombarda per carciofi. Sono con il presidente della Coldiretti Abruzzo, dottor Silvano Di Primio. Dobbiamo trattare diverse tematiche. Partiamo dall'olio, perché io ho un quadro, un po' dei dati che riguardano l'Abruzzo, che ha la bellezza di 6 milioni di piante su circa 46.000 ettari, che rappresentano all'incirca il 50% della superficie agricola arborea utilizzata. L'Abruzzo vanta anche 60.000 aziende, di cui 15.000 che coltivano solo o prevalentemente l'olio, oltre 350 frantoi e una produzione media di circa 14.000. Questo in linea di massima. È successo così anche 2 anni fa, quest'anno le cose sono precipitate in maniera impietosa. Vediamo che cosa è successo e perché, e soprattutto parliamo anche della qualità di quest'olio. L'olio non ha problemi. Sicuramente quest'anno ci sono state alcune concomitanze, non ultimo le gelate tardive, ma comunque anche il problema mosca, che ha creato problemi sia in quantità, siamo a meno quasi la metà del prodotto che in anni di carica abbiamo, e sia come qualità. Abbiamo un indotto nell'olivicoltura notevole, con 350 frantoi e tantissime migliaia di aziende che si occupano di olivicoltura. Io non mi preoccuperei tanto della scarica o quantomeno delle problematiche ambientali che sicuramente influiscono e influiranno sulla quantità, sul prodotto. Abbiamo anche anni di scarica naturale, possiamo arrivare anche a 6.000 tonnellate. Come è successo quest'anno? Come è successo quest'anno? 51%, ripeto, 51% circa meno, questo è il dato che ci preoccupa. Però ci può stare un'annata così? Ci può stare, dobbiamo coinvolgere gli olivicoltori, ma io mi rivolgo proprio agli olivicoltori. Non è solo questo il problema, oggi siamo ai confini con un territorio devastato dalla xylella fastidiosa. Questo battere, se non prima, fra 2 o 3 anni, arriverà anche in Abruzzo. Noi dobbiamo essere pronti per sconfiggere o quantomeno limitare questo problema, che non diminuirà la produzione, la annienterà la produzione, annienterà il nostro paesaggio. Non so chi dei nostri colleghi ha visitato il Salento, non è piacevole vederlo. Come ho sempre detto, il vivaismo, in questo caso olivicolo, è sicuramente il primo tassello per tutta l'olivicoltura, per cui non credo che l'olivicoltore si mette oggi a innestare o a seminare o a, come si diceva una volta, scallecchiare gli arbusti di olivo per propagare. C'è comunque un vivaismo olivicolo che prepara le varietà, prepara la qualità delle piante e certamente anche le quantità di piante che occorrono per il reimpianto. Oggi si preoccupa e si sta preoccupando con anche istituti di ricerca per la produzione di barbatelle di olivo con varietà resistenti a questa xylella. Per cui se partiamo oggi bene con il vivaismo olivicolo, potremo fra 2 o 3 anni o 4 anni essere già pronti per la sostituzione delle piante che, ahimè,
saranno morte. Qualche cosa però si può fare anche, non soltanto sul campo della prevenzione, anche sul fronte dell'innovazione. Insomma, bisogna migliorare la qualità anche delle strutture che si hanno nella stessa nostra regione. Ahimè, devo riscontrare che esistono ancora delle convinzioni, quelle che la raccolta debba essere fatta in un determinato momento, in una determinata maturazione, e la lavorazione delle olive, che alcuni agricoltori, olivicoltori, preferiscono ancora farlo con le molazze, farlo con i fiscoli, eccetera. Dobbiamo cercare di convincere questi olivicoltori a passare a nuovi tipi, queste linee a ciclo continuo, dove le olive separate, pulite, lavate, vengono, non in presenza di ossigeno, quindi in ambiente di azoto, eccetera, vengono lavorate, non toccano l'ossigeno, per cui hanno un prodotto finale che è completamente è superiore a quello che si usava, che si aveva un tempo. Poi l'etichettatura, come dicevamo prima, che riguarda non solo l'olio, ma un po' tutti i prodotti. Fortunatamente c'è in questo periodo qualcosa di nuovo che ci dà certe garanzie a livello europeo, però pare che sia soltanto provvisorio, temporaneo. È chiaro che noi dobbiamo certificare quello che vendiamo, che proponiamo al mercato. Questo si può fare non pubblicizzando la propria azienda o il proprio prodotto, ma comunque ci vuole un sistema terzo che certifichi quello che noi andiamo a scrivere. Questo porta sicuramente a un costo di questo lavoro, ma sicuramente avrà un riscontro superiore al costo. Quell'euro in più sicuramente è ben accettato dal consumatore, perché sa quello che compra. E noi, come Coldiretti, sicuramente abbiamo fatto la nostra parte, e c'è ormai l'etichettatura obbligatoria per tutti i prodotti agricoli e per i derivati. Quindi siamo ancora in fase provvisoria, nel senso che non è ancora obbligatoria per sempre, ma stiamo raccogliendo firme proprio per questo, per cui sicuramente i nostri telespettatori saranno così sensibili da avvicinarsi ai nostri banchi per la firma di questa, sicuramente di questa innovazione che porta beneficio a noi produttori, ma anche e soprattutto ai consumatori. Chiudiamo il discorso complessivo riconducendoci al florovivaismo. 2500 circa gli addetti ai lavori di questo settore per 385 ettari destinati alle serre. Qui il Presidente le gioca in casa. Questi dati sono ormai del 2009 e sa bene che in 10 anni da quel periodo ad oggi sono cambiate molte cose, ovviamente in meglio. Il florovivaismo in meglio, però non posso certificarlo perché, ahimè, manca uno studio. Visto che abbiamo parlato di cifre, noi ce la battiamo come prodotto interno lordo con l'olivicoltura. Sebbene in olivicoltura, l'ho già detto, sono migliaia gli addetti, sono migliaia le aziende, c'è un territorio da salvaguardare. C'è una, se vogliamo, una valutazione finale che ci fa piacere. Tutto questo contribuisce al mondo del florovivaismo anche a disinquinare l'aria e quindi anche per l'ambiente, quindi un ulteriore valore, un valore aggiunto. Anche come benessere della popolazione, tutti preferiscono fare jogging in un parco e non in mezzo alle macchine parcheggiate. Allora Presidente, è il caso di concludere in questa maniera, tocca a me. Ditelo con i fiori. Dopo l'ultima esperienza del Flor Viva, posso dire solo che quella è l'ultima, proprio l'apice di un lavoro fatto negli anni. Questa manifestazione serve sì per avvicinare e per tenere uniti i florovivaisti abruzzesi e far conoscere, continuare a far conoscere il nostro prodotto. Esistono realtà produttive in Abruzzo che non sono seconde a nessuno. Noi abbiamo tantissimi vivai qui in Abruzzo che producono giovani piante che vanno a finire nelle zone vocate della nostra penisola e oltre. È una zona di produzione di giovani piante, quindi di essenze giovani, conosciuta. La maggior parte dei visitatori erano persone appassionate, persone che andavano lì perché avevano necessità di
acquistare, necessità di avere una pianta in casa e di curarla. Noi come vivaisti abbiamo il compito di soddisfare questo bisogno che è sempre più presente. Allora Presidente, ben venga il pollice, anche se il colore è diverso, quello verde, che è il più importante di tutti. Ci eravamo dati appuntamento qualche settimana fa per la Lanciano Fiera e con di nuovo il direttore dell'INPS della provincia di Chieti, il dottor Alessandro Romano. Siete in un padiglione, l'importante però è attrarre, come si dice, un pubblico che sicuramente è molto molto curioso, specialmente in questo periodo perché sono tante cose che bollono in pentola, anzi troppe. Sì, infatti noi siamo già da 2 anni, siamo tornati perché c'eravamo stati anche prima alla Fiera dell'Agricoltura. Il legame tra l'INPS e l'agricoltura è storico perché ovviamente tutta la contribuzione e anche le prestazioni che eroghiamo in agricoltura, la DS agricola e tutte le altre prestazioni, la particolarità che ci ha portato di nuovo nella fiera è anche far conoscere al grande pubblico quelle che sono state le novità di quest'anno, da quota 100 che ovviamente riguarda tante persone che vengono qui in fiera, ma anche quello che si sta realizzando in questi giorni, che è il reddito di cittadinanza, quindi tanti richiedenti che vengono a chiedere informazioni e noi diamo una consulenza a tutto tondo, visto che abbiamo i sistemi come se fossimo in ufficio. La curiosità maggiore naturalmente in questo periodo è quella che riguarda le pensioni, però questo legame con l'agricoltura non si scinde assolutamente perché siamo in un contesto adeguato, quindi magari certe sollecitazioni vengono anche, diciamo così, dal collegamento tra le due cose. Tanto proprio per fare un esempio, anche gli operatori del mondo agricolo hanno diritto a accedere alla pensione quota 100, quindi molti vengono a farsi l'estratto, vengono a verificare, vengono a chiedere soprattutto anche su informazioni su vecchi contributi che magari non si ritrovano in estratto, quindi c'è molta attenzione per quelli che sono gli aspetti dell'INPS in questo ambito. Noi abbiamo ritenuto di essere presenti anche perché è una fiera tra le più importanti tra quelle che si fanno in regione. Direttore, un'ultima domanda, una curiosità in generale. Il mondo dell'INPS si è aperto soprattutto negli ultimi anni a un colloquio, un contatto, un dialogo e credo che sia una mossa giusta, anche perché talvolta tanti quesiti rimangono avvolti nel mistero o nella confusione. Noi siamo sempre disponibili al contatto, ovvio che abbiamo dovuto cambiare le modalità di contatto, gli sportelli sono sempre aperti, è sufficiente o chiamare il contact center esponendo correttamente quello che è il quesito, viene poi smistato alla sede competente, quindi il contact center è nazionale ma poi sulla base della richiesta del cittadino invia la comunicazione alla sede. Ovviamente le nostre sedi sono sempre aperte in orari mattutini, sia per avere una semplice consulenza a sportello, sia per chiedere un appuntamento su una questione più complessa. È ovvio che presentandosi in ufficio con una questione molto complessa da risolvere, è difficile che si possa risolvere prendendo il numero, però anche lì abbiamo la possibilità di fissare poi un appuntamento con un consulente che dia la possibilità di conoscere quelle che sono informazioni. Ultima battuta, questo contact center che cosa vuol dire? Cioè c'è un numero telefonico? 803 164 gratuito dai telefoni fissi, dove ci si può rivolgere. Lo stand di Camillo Adorante perché usa un prodotto particolare che è tanto ricercato, il famoso grano Sollina. Io la Sollina li uso da sarà 4-5 anni. Questa farina che usiamo è coltivata qui sulla zona di Atessa, macinata da un mulino a pietra e addirittura è decorticata. Lo graffiano, c'è una pulitura, graffiata, soffiata, anziché di essere lavato il grano, viene decorticato, viene tolta la prima pellicina. Come toglie una corteccia? Una prima pellicina intorno, che tutte le impurità che c'ha non ce l'ha più. Poi non prendo solo la farina tipo 2 di Sollina, ma con un po' di tempo ho cominciato ad usare anche il tritello di Sollina, perché facendo una farina macinata a pietra abbiamo la farina tipo 2, la crusca e tra la crusca e il tipo 2 c'è una crusca un po' più ricca e allora ho recuperato, diciamo, questa crusca che andava per le bestie, per le cose, ci ho fatto dei biscotti, ci ho fatto una colomba, ci ho fatto un po' di tutto, ci ho modificato con questo cruschello. Qui abbiamo un mezzo mostro, ma in realtà, e semplificando in poche parole, di che cosa si tratta? Si tratta di una vendemmiatrice trainata,
una macchina che permette di fare l'intervento della raccolta dell'uva in tempi decisamente brevi, con pochissime perdite del prodotto, quasi zero, e una macchina che passa a cavallo del filare, trainata in questo caso da una trattrice, e per un principio di spuotimento tramite dei bastoni che sono all'interno della macchina, l'acino si distacca dal raspo per poi andare a confluire all'interno di alcuni nastri che a sua volta le portano nei cassoni laterali per scaricarli poi in cantina. Presidente regionale della CIA Abruzzo, Mauro Di Zio, questa Fiera di Lanciano è ormai un appuntamento inderogabile, assolutamente molto importante, e va verso il 60° anno e motivo di orgoglio per un'intera regione. È una realtà bella, consolidata, che rappresenta una importante opportunità, quella di un incontro fra gli operatori del settore, un incontro tra le istituzioni del territorio, quelle che hanno su di sé la responsabilità maggiore di sostenere una realtà agricola, quella territoriale, che è bella, ampia, vasta, che è caratterizzata da biodiversità, da produzione di qualità in un contesto ambientale sano e integro, e l'opportunità di verificare l'innovazione tecnologica per la lavorazione dei campi, per i processi produttivi di trasformazione, per cui è una realtà davvero interessante che per fortuna continua ad essere punto di riferimento a livello regionale e non solo. C'è ancora molto da fare, c'è da organizzare un sistema produttivo che rappresenta punte di eccellenza e d'avanguardia, ma che rappresenta anche situazioni che hanno bisogno di avere un approccio più diretto e più stretto con la modernizzazione e di prospettarsi su un mercato che è sempre di più globale, con tutti i pregi e tutti i difetti che questo rappresenta, perché presentarsi, accedere a un mercato globale non è semplice, presuppone un'organizzazione, mettersi insieme, organizzare le filiere e accedere a quei mercati, ma al tempo stesso è anche un'opportunità di affacciarsi su mercati che sono attenti, se li si sa coinvolgere, su produzioni di qualità, di forte legame col territorio. E per fare questo bisogna anche valorizzare e far conoscere il territorio, di qui una valorizzazione turistica che è sempre di più una simbiosi con il mondo dell'agricoltura. Qui abbiamo lo stand all'interno della Fiera dell'Agricoltura di Lanciano, delle donne in campo, siete più donne ravvicinate, in particolar modo Anna Maria D'Alonso cura il settore del peperone dolce del Tino, che è una caratteristica della nostra regione. E tante qualità, tante peculiarità, vediamone qualcuna, anche perché tutto è rimandato all'appuntamento di fine agosto. La mia azienda è una delle aziende, oltre che della Confederazione Italiana Agricoltori, fa parte dell'associazione di tutela del peperone dolce di Altino, Ose di Serranella. Che è un patrimonio regionale e nazionale. Assolutamente, molti ci conoscono per via appunto del palio culinario, che quest'anno, vi do un'anticipazione, si farà il 23 e il 24 agosto. Il nostro prodotto è particolare per una serie di motivi. Molti lo conoscono come il peperone che cresce all'insù. Capamonte, una cosa del genere. Accoccia Capamonte. Accoccia Capamonte. Lo sappiamo pronunciare solo noi, però. È in esclusiva. Sì, e insomma lo si conosce, per, ripeto, soprattutto per via del palio, però da quando appunto è nata questa associazione di tutela sono nate anche diverse aziende, quindi il nostro peperone comincia a dare anche forza lavoro e io ne sono, diciamo, un esempio, perché sono una delle aziende giovani nate dopo la realizzazione di questa associazione e di tutto il mondo appunto che gira attorno a questo prodotto. Cosa di tanto speciale? Il peperone dolce di Altino nasce fondamentalmente come un conservante, un antiossidante. Storicamente veniva utilizzato per conservare i salumi, gli insaccati, per fare appunto insaccati. Adesso ormai lo utilizziamo in cucina per fare qualsiasi cosa, dal primo al secondo, diciamo anche al dolce. Direttore della Coldiretti, dottor Giulio Federici, allora la Coldiretti non poteva mancare a questo appuntamento che si rinnova, meno male, cioè ogni anno va verso il 60° anniversario, sempre stimolante, si trova sempre qualcosa di utile. Però bisogna fare ancora di più. Per l'iniziativa Abruzzo abbiamo voluto inventare questo palloncino della trasparenza. Ogni produttore, ogni cliente, ogni cittadino che si avvicina a questo banco ha la possibilità di prendere un palloncino e apporre una firma importante che andrà a contribuire per la
possibilità di avere in etichetta a livello europeo a questo punto, quindi una protezione europea su tutti i paesi europei di quello che è il prodotto di base all'interno del cibo che mangiamo. Una fiera per la Coldiretti che cosa vuol dire? Oggi la fiera ha un, come dire, una connotazione diversa da quello che era il momento appena trascorso. Oggi internet, oggi i mezzi di comunicazione arrivano molto spesso prima delle fiere. La brochure del mezzo tecnico piuttosto che dell'alimento oggi non serve più. Abbiamo senz'altro, come dire, in questi momenti un punto d'incontro territoriale. Coldiretti lo vuole sfruttare ovviamente per quello che è la distintività di ogni territorio italiano e di ogni paese dove si fanno questo tipo di eventi. Quella vicinanza per determinate imprese che producevano e che utilizzavano determinati strumenti oggi viene vista in un modo particolarmente diverso da quello che era appunto il passato. Va lanciato senz'altro un intervento importante in questa regione. Bisogna pensarla un pochino un pochino più globale. Noi stiamo rivivendo in Italia un evento simile, molto simile alla filossera. L'abbiamo conosciuta, ha distrutto tutti i vigneti d'Italia e siamo stati costretti a estirpare e reimpiantare tutto. Oggi abbiamo la xylella, sta arrivando purtroppo e evidentemente dobbiamo in questi contesti parlarne, dobbiamo arrivare a fare condivisione di quello che potrebbe essere veramente un evento catastrofico per l'olivicoltura italiana. Gianni è un mago, il mago del gelato più pazzo del mondo. Allora, mago perché gelato più pazzo del mondo? Perché Gianni con questo mobile attrezzo. Parte tutto di rievocare quel gelato tradizionale come si faceva una volta. Abbiamo il pistacchio di Bronte certificato al consorzio con la nocciola, poi siamo collegati con la Coldiretti. Una cosa importante è che ci tengo il latte, è la materia prima d'eccellenza per il gelato. Dopo tanti anni, Lessina ha voluto che ci siamo rincontrati. Infatti, il consorzio del latte dell'Aquila è stato riacquistato dal gruppo Grifola Pescara, i freschissimi del Molise, alla distribuzione del latte. È una cosa bellissima perché ritorna in funzione la centrale del latte dell'Aquila. Perché questa scelta di venire alla Fiera dell'Agricoltura? Grazie anche alla Coldiretti Campagna Amica, mi dà la possibilità di far assaggiare il prodotto veramente come si faceva una volta. Qualcuno si trova talvolta in un vero e proprio ginepraio. Questo ginepraio ci fa pensare al... ovviamente alla pianta del ginepro. Il ginepro nel suo ambiente naturale è una pianta che raramente raggiunge grandi dimensioni, o meglio grandi dimensioni, ma non è un albero ad alto fusto, quindi tende a fare dei cespugli bassi. Molto spesso sono talmente tanto fitti da lì deriva proprio l'espressione sono finito in un ginepraio, che è l'espressione che indica la situazione in cui ci troviamo e comunque ci muoviamo rischiamo di farci male. Sono tutte piante che non hanno fiori e di conseguenza non hanno anche i frutti. Infatti, se pensate alla pigna, che cos'è? Non è altro che delle squame secche che sopportano quello che è il pinolo che noi conosciamo, che è il seme vero e proprio, quindi manca tutta la parte del frutto che è il rivestimento. Cardo particolare, cardo mariano, perché mariano? La Madonna stava allattando il bambino, nel momento in cui il bambino si è staccato dal seno della Madonna è caduta una goccia di latte che ovviamente essendo latte della Madonna non poteva andare perso e cadere per terra e quindi è caduto sopra questa pianta e la parte e la sua funzione di proteggere il latte della Madonna ha lasciato nella pianta il segno. Quella striatura ricorda appunto il latte della Madonna. Sì, esatto, quello è il segno che il latte ha lasciato sulla pianta e che si porterà su tutta la progenie e che caratterizza appunto tutte le foglie, sia quelle basali, ma poi la pianta crescerà, diventerà anche alta fino a 2 metri, pianta che appunto ha il nome di Silibum Marianum, che chiamiamo appunto cardo mariano.
parco faunistico qui a Lama dei Perigni, il professor, il biologo Antonio Antonucci. Abbiamo parlato di conservazione del seme, perché c'è una banca del seme qui a Lama, però la conservazione, adesso ci spostiamo dal mondo vegetale a quello animale. Qui abbiamo dei bellissimi camosci. Sì, questi sono il camoscio appenninico, che è una specie endemica solo dell'Italia centrale, che vive solo in Abruzzo, e questa è un'area in cui all'inizio degli anni 90 sono stati portati dei camosci provenienti dal parco d'Abruzzo, che era l'unico posto in tutto il mondo dove erano rimasti, e erano sopravvissuti solo 30 camosci, e da lì poi con la protezione del parco d'Abruzzo la popolazione è aumentata, è stato possibile portarli qui sia in quest'area ma anche in natura. Quindi nei primi anni 90 sono state fatte delle reintroduzioni in maiella, utilizzando sia i camosci che poi dall'area, da quest'area si erano riprodotti e sono stati rilasciati, sia appunto camosci catturati in natura nel parco d'Abruzzo. E da quegli anni, diciamo nel giro di 20 anni, in maiella attualmente ci sono oltre 1000 camosci, che è la popolazione più numerosa di tutto l'Appennino, diciamo. Vittorio, è un'esperienza unica giorno per giorno. Anche io sono emozionato a sapere che a pochi metri da me ci sono almeno 4-5 camosci che sono arrampicati come nei loro costumi. Esatto, quest'area ha un duplice ruolo, sia quello di appunto di poter avere dei camosci da reintrodurre in natura, ma anche ha una funzione importantissima di educazione ambientale, di poter permettere alle persone che non possono andare in montagna per vari motivi, ai bambini, di conoscere questo animale unico e così raro e importante per la conservazione della natura, poterlo vedere agevolmente con le persone del parco, delle cooperative che lavorano qui, che spiegano qual è tutta la biologia e la storia di questo animale. Quindi ha questa doppia funzione quest'area. Che caratteristiche hanno? Per esempio, come si raggruppano, come si difendono, come tutelano la loro sopravvivenza? Allora, il camoscio è un animale tipico di montagna, che vive in ambienti rocciosi, che sono le aree che frequenta sia per alimentarsi, non si allontana mai dalle rocce che costituiscono la sua area di rifugio dai predatori. La sua strategia appunto di difesa dai predatori è quella di arrampicarsi in aree inaccessive dove il lupo non riesce a raggiungerlo, o anche dove le femmine sono in grado di proteggere i piccoli dai tentativi di predazione delle aquile. Utilizzano ambienti diversi a seconda delle stagioni. In inverno si abbassano di quota per evitare zone molto innevate, con il procedere delle stagioni salgono nelle aree più alte dove trovano erba più fresca e più nutriente. Vivono in branchi, i branchi sono costituiti soprattutto quasi esclusivamente da femmine con i piccoli, mentre i maschi vivono da soli, e solo nel periodo degli amori, che c'è nel mese di novembre, i maschi si avvicinano alle femmine, lottano tra di loro per stabilire chi è il più forte, che sarà poi l'animale dominante, quello che si accoppia con le femmine e poi femmine che daranno alla luce i piccoli nella primavera. Come li controllate voi? Facciamo dei censimenti durante l'estate per vedere quanti piccoli nascono, quindi il parco con i suoi operatori, con i carabinieri forestali, organizza dei percorsi che noi percorriamo con attrezzatura come binocolo e cannocchiale per osservarli, contarli e vedere quanti maschi, quante femmine, quanti piccoli, così sappiamo ogni anno qual è l'andamento della popolazione, e questo poi lo ripetiamo anche in autunno per avere dati anche sul numero di maschi che, come dicevo, normalmente non sono presenti vicini ai branchi di femmine. E un po' di anni fa c'è stato un progetto importantissimo, un progetto Life Cornata, che ci ha permesso, come dicevo, la popolazione della maiella adesso è numerosa, di catturarne alcuni, di portarli in altri parchi dove questa specie era scomparsa, per creare altre nuove popolazioni e permettere la sopravvivenza di questa specie così rara anche a lungo termine, garantire un futuro a questo animale unico per delle nostre montagne abruzzesi. Hai detto una cosa giusta, unico, è un animale veramente bello anche da guardarsi, aristocratico, elegante, pur avendo il contatto con le rocce che sono pericolosissime, ma che non hanno alcuna incidenza nel loro rapporto quotidiano, perché non rischiano assolutamente nulla. Una battuta conclusiva invece per quanto riguarda chi volesse seguire da vicino, comunque venire in quest'area faunistica, cosa dovrebbe fare? Bisogna contattare il museo di Lama, dove appunto ci sono sia il personale del parco che delle cooperative, che offrono delle visite guidate per appunto poter osservare questi animali e avere tutte le spiegazioni su appunto la loro storia, la loro biologia.
quindi contattare il museo di Lama dei Pelini, si trovano l'indirizzo sul sito del parco, ci sono tutte le indicazioni e le persone da contattare per poter effettuare la visita. Buongiorno amici di Abruzzo Terra Amata, qui siamo a Bergamo. Frutta e verdura di prima qualità, prima scelta, pere, zucchine, patate e cipolle non mancano mai. Un saluto da Ignazio,